si tratta di avere, di mettersi nelle condizioni del famoso piano B, cioè se c'è un'emergenza essere in grado di affrontarla. Poi è chiaro che tutti si augurano di doverla mai affrontare, ma tra l'augurarsi che accada una cosa del genere vuol dire negare la realtà, perché noi dobbiamo essere coscienti che, guardi, sono 1300-1400 gli arresti cardiaci che in regione avvengono fuori dall'ospedale, più quelli che avvengono in ospedale. Quindi è una cosa che può capitare di testimoniare, se non addirittura di subirla. Per cui approntare le persone a intervenire in maniera precoce è, oltre che aumentare la possibilità che possa direttamente rianimarlo lì e riprendersi con l'intervento, come accade, non dico di frequente, però accade che l'astante riesca a rianimare fino al successo il paziente, ma consente certamente di guadagnare il tempo affinché i mezzi di soccorso arrivino entro quei famosi minuti che sono necessari per prevenire il danno al cervello. C'è sensibilità su questo tema o c'è ancora un po' di, chiamiamola, diffidenza, magari timore ad approcciarsi a queste manovre? Ma sa, il timore io lo sento dai miei operatori in centrale, certe volte devono veramente urlare al telefono per spingere la persona a fare le manovre, perché le persone dicono oddio non sono capace, oddio, e allora cioè, sento delle parole anche forti da parte degli operatori che spingono proprio, sembra quasi che siano lì ad aiutarlo a mettere le mani sul torace del paziente. Le scuole devono attrezzarsi e devono dedicare dello spazio per sensibilizzare gli studenti verso questa manovra.